Un occhio alla sentenza di domani al Collegio di Garanzia del CONI, un altro alla preparazione del doppio confronto play-out con il Perugia. Non è facile, ma Andrea Sottile e i suoi calciatori provano a isolarsi e a lavorare su 180 minuti che valgono una stagione, anche se il rischio c'è, piccolo o grande che sia, che il Pescara possa non disputare lo spareggio. Se si dovesse giocare, ecco che c'è un particolare regolamentare non di poco conto che va incontro al Delfino. Da un paio di stagioni è stata apportata una modifica al regolamento di finale play-off e play-out, per cui se due squadre terminano il campionato a pari punti, sono previsti, in caso di parità di gol nel doppio confronto, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Perugia e Pescara hanno chiuso il campionato appaiate a quota 45. Per questo, essendo gli umbri davanti per il vantaggio negli scontri diretti, potranno sì giocare il return match al Curi, ma non potranno puntare sul doppio pareggio. Anche il Perugia, come il Pescara, deve vincere almeno una delle due partite per salvarsi e non è possibile rifugiarsi in una condotta prudente per speculare sui pareggi. Senza dimenticare che la mancanza di pubblico toglie una buona parte del peso specifico al fattore campo. Insomma, le due squadre partiranno sostanzialmente alla pari, così come alla pari sono anche nell'umore e nelle aspettative disilluse dei rispettivi ambienti. Due squadre partite con ben altre ambizioni, campionato di vertice per il Perugia. Per il Pescara un campionato da zona playoff, anche se il primo tecnico stagionale, Zauri, predicava prudenza rispetto alle mire più alte del presidente Sebastiani. Sta di fatto che entrambe, dopo un girone d'andata accettabile, sono crollate nel girone di ritorno ed ora fanno i conti con uno spareggio che manderà una delle due all'inferno. Il Perugia ha un potenziale offensivo notevole, ma arriva agli spareggi dilaniato da una guida tecnica sfiduciata, con Massimo Oddo esonerato per la seconda volta dopo la sconfitta di Venezia, ma rimesso in sella solo perché il presidente Santopadre non ha trovato accordi con nessuno, benché sia stato vicinissimo a Novellino. Oddo, il grande ex, già silurato alla fine del girone d'andata, ma l'avvento di Cosmi ha peggiorato le cose. E poi il difensore Rajkovic, che ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto. Perugia, che ora cerca tranquillità nel ritiro di Cascia. Meno polemiche interne, ma morale sotto i tacchi in casa Pescara. Il finale di stagione è stato molto negativo e va cancellata la delusione per la salvezza sfuggita a un minuto dal 90° della gara di Verona. A Sottile il compito di ricaricare i suoi è recuperare Pucciarelli. All'ex Chievo e a Galano si chiedono i gol per mantenere in B il Pescara, ricorso del Trapani permettendo.